Lavoratori ex Oti, convocata per domani in tribunale dal presidente Enzo Di Giacomo, una riunione con sindacati, commissari Oti e ITR, ispettorato del lavoro, INPS, e sarà presente anche l'avvocato Scurti, legale dei dipendenti dell'azienda di Pettoranello. Sembra un paradosso, ma all'ordine del giorno c'è la ricerca in tempi brevi di una soluzione tecnico-legale che consenta finalmente ai lavoratori Oti di poter essere licenziati usufruendo così di tutti i loro diritti economici maturati e poter ricorrere all'indennità NASPI o ad una nuova assunzione. Una situazione intricata e complessa in cui il presidente Di Giacomo vuole trovare una soluzione legale, ma anche condivisa dalle due società. Nessuna di loro vuole licenziare i lavoratori con i relativi oneri e così questi ultimi non possono usufruire delle indennità previste. L'avvocato Scurti, legale dei lavoratori. Ora noi dobbiamo uscire fuori da questa impasse perché devono essere, dovranno essere licenziati, essendo stato acquisito questo ramo d'azienda a suo tempo dalla Oti, oggi retrocesso alla ITR, perché i lavoratori devono poter usufruire degli ammortizzatori sociali. Abbiamo chiesto per questa ragione al Presidente del Tribunale, al Tribunale di Siena, i lavoratori tutti, un incontro per poter risolvere questa questione. E che la cosa sia veramente complessa e intricata lo testimonia anche una lettera che il prefetto Guida aveva indicato ai sindacati. Nella circostanza, come è noto, ferma restando l'ipotesi del licenziamento collettivo, che tuttavia non può essere percorsa in tempi rapidi, stante l'impasse dovuta all'inconciliabilità delle posizioni emerse da parte delle aziende coinvolte, è stata esaminata quale soluzione alternativa al licenziamento quella delle dimissioni volontarie per giusta causa, e anche l'ispettorato avrebbe condiviso la percorribilità dell'ipotesi di accesso alla NASPI attraverso le dimissioni per giusta causa.